Sport, abbiamo qui anche Oscar Gilardi, delegato regionale per il calcio a 5. Questa sera si è parlato di questo nuovo progetto che è in cantiere per under 17 e under 15 legati appunto al calcio a 5. Ci puoi raccontare qualche cosa di più concreto? Sì. Intanto grazie per l'opportunità. È un progetto che è nato con l'insediamento del mio primo mandato e del nuovo consiglio. Noi abbiamo dei campionati regionali in Lombardia e questo praticamente comporta per le società un dispendio economico enorme. Quindi si è pensato di portare il calcio a 5 nelle delegazioni. Nelle delegazioni con un progetto sperimentale di un girone under 15 e un girone under 17 in ogni delegazione. Quindi per le prossime due stagioni, l'entrante e la successiva, il comitato regionale pagherà i campi. Questo vuol dire che per le società che aderiranno ci sarà soltanto un piccolo costo di iscrizione al campionato. Il costo dei campi viene assorbito dal comitato regionale proprio perché fa un investimento in questo progetto. Questo perché? Perché il calcio a 5 è una disciplina che in Lombardia è poco sviluppata, in tutti gli altri comitati regionali tutte le società hanno l'attività a 5 e l'attività a 11 e allora per farla conoscere bisogna andare nelle società. Togliendo il problema del campo, quindi dell'omologazione dei campi, trovare il campo, sì, praticamente la gestione del campo viene data al comitato regionale. E quindi togliendo questa incombenza cerchiamo di coinvolgere le società che magari sono numericamente abbondanti o che hanno due categorie a fare, piuttosto che una fuori classifica, due campionati competitivi. Anche perché noi alla fine diamo un titolo italiano, sia under 15 che under 17 come risultato finale. E poi abbiamo l'opportunità noi di giocare con la doppia annata, quindi non abbiamo le annate pure, ma le due annate, tutte e due le annate possono giocare nelle nostre categorie e questo aiuta anche a fare le squadre. Un discorso prettamente sportivo, calcio a 5, secondo te qual è un po' l'attrattiva, la particolarità, il fascino che può avere di diverso rispetto al calcio a 11? Il ragazzo deve provare a giocare a calcio a 5 perché le federazioni trainanti, Brasile, Spagna, Russia, Germania, fino a 14 anni giocano a 5. A 5 tu sviluppi la capacità di dialogare con i compagni, lo stretto, devi usare un piede e mezzo se non due piedi e dopo se hai delle attività, delle tue doti fisiche per giocare su un campo da 120 metri è giusto che vai a giocare a 11, se no cosa succede? C'è una grande perdita di tesserati e tutti che vanno a giocare i campionati amatoriali. Allora perché 5? Non giocare a 5 visto che la federazione ti dà la possibilità di giocare a 5? Certo.